te cambia quello che voglio non dire. Non te l'aspetti? Sì, non me l'aspetto. Che grande bugia. Forse sono troppo buono, ma io sono anche contro l'ergastolo. E penso di comprendere quello che dici. L'ergastolo ci sta perché è una parola super simpatica. Non penso si simpatica. Ah, dici proprio come fonetica parola. Ergastolo. Ma nemmeno quello, ergastolo, no. Minchia. No. Comunque cosa fa? Se a tutti che succede? Ottieni l'ergastolo. Non la voglio, non la nessuno, ok? Nella tragedia dell'Antigone, faccio una piccola... Faccio una... Senti, dici... poi nella tragedia Antigone... No, volevo un commentino su quello che ho fatto. No, l'ho lasciato scorrere. Io dico, nella tragedia Antigone, ti dico una sinossi velocissima, questa ragazza è una ribellina e ha deciso di seppellire il cadavere del fratello morto in guerra, quando l'altro fratello che ha battuto questo fratello ha detto: non seppellitelo perché fa schifo, perché io sono il migliore. Che cazzo leggi? Mi stai sentendo? È importante. Sì, però sembra un ergumeno pelato romano. Sta arrivando l'ergastolo. Ragazzi, oggi si beve caffè o si scopa. Zitto Flame. Sto parlando dell'ergastolo. Che è zitto Flame? Oh. Sto parlando dell'ergastolo in questa cosa. Nella tragedia dell'Antigone, questo tipo ammazza un sacco di gente, o comunque è responsabile di un sacco di omicidi. Si chiama Creonte, che quando incontra le divinità che lo dovrebbero portare a morire, lui dice: per favore uccidetemi perché non ce la faccio più. E loro gli dicono: tu avrai la condanna delle condanne, tu avrai la morte in vita. Che cazzo vuol dire? Che non gli sarà concesso di morire, ma dovrà dannarsi per il resto della sua vita da mortale per ciò che ha fatto. Ma non si dannano, incarcereranno a pranzo e cena, sì. Si allenano. È una tragedia greca, testa di cazzo, sì, però... non c'è il caffè nelle tragedie greche. Sì, ma proprio per questo sto dicendo che secondo me è una metafora che non vale. Vedi che nell'ergastolo... Ora vivrai nella terra per tantissimi anni, nello stesso posto dove ci sono gli All You Can Eat, i gelatai e i videogiochi. Porco! Aspetta un attimo, è meglio farti morire! Oh, Greci, non avete capito un cazzo? Allora, il punto è diverso, che gli ergastolani non hanno la possibilità di fare colazione col caffè e i videogiochi. E che cosa possono fare? Stanno in isolamento, stanno fermi là per tutta la vita. E non mangiano mai? Gli danno da mangiare le razioni, ma non vivono più. L'ergastolo, in un certo senso, è morte in vita. Questo dico. Per questo capisco il commento. Marco, ma dove vivi? A Milano, dove ci sono un sacco di ristoranti. Ecco, però questa cosa... Una faccia da caffè ergastolano? Certo. Non penso sia la faccia di un ergastolano. Caffettino! Ma chi cazzo è? È fuori, apri. Okay, ok, ok. No, scusa. No, scusa. Gli lanciato. Sono così stupido. Sono così. 13 anni abbiamo. Perché faccio. Perché il collettivo non mi piace? Perché quando vedo 5 persone assieme già mi danno fastidio, figura di 100? Chissà, ti metti un attimo più a sinistra, per favore. Mamma mia, ma pure voi che ridete, praticamente gli dite bravo. No, non ditemi bravo, ragazzi. Bro, dai, falla finita. Ma hai capito cos'era? Era una cazzo di processione. E cos'è la processione? Spiegamelo, Mario. Cosa fanno? Cosa fanno le persone? Mario, spiegami cosa fanno. Procedono in avanti, in coro, per una statua della Madonna, o un funerale, o un qualcosa. Fighissimo. No, non è fighissimo, ma semplicemente... Non fa paura, non sembra quello che mi aspetto da Skyrim, dalla Black Hand. Sì, no. Ma... quello che abbiamo nel pianeta Terra. Allora, resta il fatto che comunque erano concitati e sembravano anche abbastanza tristi mentre lo facevano. Sai chi è triste anche? Io!
Io che sì, devo aprire la porta perché c'è una bella melodia e chi la sta facendo? Dei pazzi in culo. Ah! Effettivamente non erano poi così tanto bravi. Non hanno studiato canto. Non penso sia questo il punto. Se cantavano bene ed era una bellezza sublime, col cazzo che gli urlavi Dio. Se fossero stati bravi. Ti posso garantire che non era un requisito da me contemplato. Quindi... posso garantirtelo. Okay. Ho visto tante persone andare verso un punto con dietro la polizia, avevano le candele alzate, facevano canti al Signore, mi ha fatto estremamente paura, e ho avuto il bambino dentro di me che diceva, posso dire io Marco adulto? Il Marco adulto non esiste, quindi ha avuto il via libera e ha detto porco. Questo è quello che è successo. Non voglio che mentiate sul risultato del Milan, non lo sto seguendo, per favore. Tu hai mai giocato a Phasmophobia? Sì. Vuoi giocare con noi? Ok. Con me, Ciccio e Vogelita. Ok. In live su Twitch! Facciamo una processione? Processiamo questa stanza? No. Non processare la stanza. La sindrome di Stoccolma ha sempre valore fra quelli d'Italia, d'Italia. Allora, posso farti i miei complimenti? Perché comunque hai cantato dei canti che sono proprio del marasma popolare di cui parlavi. Hai visto? Se niente, comunque meglio la processione piuttosto che i bummi alle 6 di mattina. Sulla tenerezza, viene sempre tritato da questa cazzo di dialettica di merda. Va bene, grazie per i 100, Mitch. Meglio la processione piuttosto che i bummi alle 6 di mattina. I boom ai 6 di mattina? No, noi non ci sono mai stati i boom ai 6 di mattina. I boom? Le mini cicciole, le cose.